È stato un connubio perfetto di divertimento e solidarietà a dare vita alla seconda edizione del torneo Sport e Salute, trofeo Quadrifoglio Immobiliare, che si è svolto venerdì 25 e sabato 26 aprile presso l'impianto del Football Club di Roma. Lo scopo dell'evento, organizzato dall'Associazione Scuola Gioco e Sport e dallo stesso Football Club, è stato ancora una volta quello di porre sotto i riflettori lo sport corretto e una consapevole cultura sanitaria. Tanti giovani classe 97 che hanno indossato con fierezza le maglie delle squadre che a giugno prossimo parteciperanno agli europei. Un'importante dimostrazione, quella dei piccoli campioni scesi in campo, di sana competizione e di desiderio di dare il meglio di sé divertendosi. Ed è proprio Luca Bergamini, presidente del Football Club, a sottolineare il vero motivo del torneo. Il demone non è l'agonismo, cioè nel senso l'agonismo sano non genera distorsioni, lo genera quando si creano troppe aspettative sul bambino o sulle squadre o sui ragazzi, allora si rischia di andare verso una strada che non è quella giusta, cioè chi ha fatto calcio a livello anche professionistico sa che fare il calciatore è una bella cosa, ma non è il massimo, cioè c'è di molto meglio, cioè ci sono tante cose nella vita che danno forse più emozioni e più gioia che giocare con la squadra del cuore. Cioè, non dobbiamo distruggere il sogno perché aiuta tantissimo i ragazzi, ma dobbiamo accompagnargli questo sogno con una serie di occasioni di crescita, che sia imparare una nuova lingua, che sia creare un gruppo rock, che sia scrivere, fare un quadro tutti insieme, scoprire delle emozioni che oggi è sempre più difficile. Non è stato lo sport l'unico protagonista delle due giornate. Nella mattinata di venerdì, infatti, grazie alla presenza di un presidio sanitario dell'Avis, debitamente allestito all'interno del circolo, un numero consistente di persone si è sottoposta alla donazione del sangue. Un significativo atto di solidarietà che ha rappresentato un nuovo passo in avanti verso il raggiungimento di ciò per cui in tanti si stanno battendo, l'autosufficienza regionale delle risorse di sangue. E se il gioco vuole il divertimento, lo sport pretende la tutela della salute dei nostri ragazzi. Come portavoce di questa necessità, la Fondazione Giorgio Castelli Onlus ha organizzato, in collaborazione con l'Ares 118, un corso di rianimazione cardiorespiratoria di base per l'abilitazione all'uso di defibrillatori. 25 tecnici e dirigenti del settore giovanile di diverse società hanno così contribuito ad incrementare la sicurezza negli impianti di gioco. Un altro successo per la Fondazione che, come ha ribadito lo stesso Presidente, dottor Vincenzo Castelli, rappresenta un nuovo stimolo a proseguire in questa direzione. Il prossimo passo da compiere è ovviamente quello di divulgare al massimo questi concetti che sono concetti di prevenzione e di un aumento della sicurezza per i nostri ragazzi che praticano gli sport di vario genere, vario tipo, non solo sul calcio, ma anche tutti gli altri sport hanno dignità di essere trattati nello stesso modo. Quindi sicurezza negli impianti sportivi, addestramento degli operatori sportivi alla rianimazione cardiorespiratoria, visite mediche eseguite con scrupolosità e con protocolli di intervento diagnostico sicuramente più all'avanguardia rispetto a quello che c'è stato fino adesso. Ad alzare l'ambito trofeo dei vincitori sono stati i fieri ed emozionati giovani della Nuova Lodigiani, che in finale hanno battuto il Maedomo Tor di Quinto. A premiare i biancorossi della Borghesiana è stato Augusto Battaglia, assessore regionale alla sanità, che ha voluto sottolineare l'importanza di una collaborazione tra famiglie, società e istituzioni. È importante la collaborazione delle società in primo luogo e anche, diciamo, la consapevolezza di questi problemi da parte delle famiglie, però è anche importante che le istituzioni organizzino questi interventi con delle regole nuove. È importante che in un campionato, in una manifestazione sportiva ufficiale, in un campo di calcio, in una palestra o in un campo di atletica ci sia un defibrillatore e questo dovrebbe diventare, diciamo, obbligatorio, io credo, per le squadre. Lavoreremo in questo con le altre regioni, anche con le federazioni sportive. È anche importante che ci sia qualcuno che lo sappia usare. Quindi credo che questi corsi, che oggi sono volontari e sono organizzati dall'Ares 118 per quanto riguarda la Regione Lazio e dalla Fondazione Castelli, diventino magari un prerequisito per poter essere, per esempio, allenatore o tecnico di una squadra.
Un leggero velo di amarezza, traperato dagli occhi degli altri partecipanti, è stato subito soffiato via dagli applausi e dagli abbracci delle mamme e dei papà, orgogliosi dell'impegno dei loro campioni, piccoli di statura, ma già un vero esempio di grande lealtà e di sportività, un esempio per tutti noi.